In questo nuovo video descriveremo la lingua piemontese per tutto il pubblico peninsulare, cioè della penisola italiana che non si distreggia con il piemontese. Allora noi giustamente faremo dei video in lingua italiana di modo che possano apprendere le nozioni di base di questa bella lingua. Allora, come si dice? Praticamente noi abbiamo il piemontese che si parla in Piemonte. E voi della penisola, giustamente, essendo peninsulari, non sapete niente, però in questo video cercheremo di ovviare. Tanto per cominciare, parliamo delle vocali. Ecco che in piemontese ci sono nove vocali, che sono praticamente alcune molto simili all'italiano. Per esempio, c'è la A, che noi la diciamo un po' più larga che l'italiano, però non è che voi siete già lì che prendete per i fondelli dicendo: oh, certo, voi dite la A come i vichinghi. No, non è vero, non è vero. Noi diciamo una A semplice, bella, non è proprio la A bella toscana, però è una A bella, rispettabile e tutto. Allora, come si dice? Abbiamo la A, per esempio, nella parola vaca, nella parola ca, che vuol dire casa, vaca vuol dire mucca. Comunque, insomma, abbiamo tante parole con la A come tutte le lingue. Poi abbiamo la vocale E aperta. E anche qui si levano le prese per i fondelli perché poi taccate a dire che il piemontese c'ha le E aperte, tutte le E aperte. Mentre invece non è assolutamente vero. Il piemontese ci avrà un 30% massimo di E aperte. Poi abbiamo la E aperta, per esempio, nella parola perché. È una E aperta, certo. Oppure nella parola 3, che è il voto che vi meritereste se facessimo ulteriori verifiche sulle vostre competenze del piemontese. Oppure la parola caffè, bevin caffè, allora queste sono delle E aperte. Oppure anche la parola. Però la maggioranza delle parole non hanno la E aperta, hanno la E chiusa, che è la terza vocale. Quindi. Mangé, andé, fé, queste sono tutte delle E chiuse. La conoscete la differenza tra la E aperta e la E chiusa? E. Allora, una, la E aperta tende sulla A, mentre E, la E chiusa tende sulla I, d'accordo? Quindi c'è una differenza. Poi, come si dice, c'è un'altra cosa da contare, che se ci mettete l'accento sopra, la E aperta c'è l'accento così. Così, quello che va da Aosta, lo faccio nel vostro senso, perché so fare anche le cose simmetriche per rispetto a voi. Cioè, le cose che vanno da Aosta a Alessandria. Aosta, ce l'avete bene in testa la cartina del Piemonte? No, bene, bravo, bravo, ignorante. Però, come si dice? Altrimenti prendete la E chiusa, che ha l'accento che va da Cuneo a Biella. Cuneo, Biella, ok? Aosta, Lisandria, non potete sbagliarvi, a meno che non sappiate niente di geografia. Va bene, poi abbiamo una O, la O e la vocale dopo, che è la O aperta. La O aperta, vocale molto bella, tutte le O del piemontese sono aperte tendenzialmente, altrimenti si dice U, perché non abbiamo più le O chiuse in piemontese. Perché noi le abbiamo prese tutte le O chiuse che ci avevamo, abbiamo avuto un brutto periodo difficile, però lo abbiamo superato anche se ne portiamo ancora i segni. Infatti, tutte le O chiuse sono scomparse, sono diventate prima una fase intermedia dove suonavano come in lombardo, come potrebbe parlare Berlusconi, e poi sono diventate delle U, ti tesoro, parai, ti, U. Per esempio, turlupupu è una parola che si scrive tutta con le O, però sono tutte U, perché si pronunciano U. Mentre invece quelle che sono rimaste aperte perché c'avevano l'accento sopra. L'accento le ha difese, come in qualità di O. Quindi ancora adesso voi dite toc, però, che vuol dire pezzo, però dite urs, che vuol dire orso. Va bene, andiamo avanti. Si scrivono tutte e due con la O, però toc si scrive con l'accento, mentre urs si scrive senza accento. Quale accento bisogna mettere per dire toc? Per dire toc, se no si legge tuc. Allora, per dire toc dovete mettere l'accento quello che va da Aosta
Alessandria, va bene? L'accento anche detto grave o anche detto grave, aperto, vabbè, l'accento aperto. Poi abbiamo un'ulteriore vocale che è la U. La U si scrive e si legge come in francese, anche se secondo me l'abbiamo inventata noi, ce l'hanno copiata loro. Je vous le dis, cher ami français, nous l'avons inventé, vous l'avez copié. C'est clair. D'accord. Quindi praticamente questo è il messaggio che voglio dire agli italiani. Il piemontese è una lingua ricca di vocali. Ecco. Ma non abbiamo ancora finito. Andiamo ancora a due, se devi usarne, no, perché tengo in alcun conto, bravo Asu. Allora, praticamente mancano ancora due vocali, come ben sapete, che sono la E, che si scrive anche questa come in francese. Scrive EU, che non vuol dire European Union, però vuol dire E, la vocale E, che si scrive con due lettere, però è una vocale sola. E, cioè, si trova in tante parole. Per esempio, tante belle parole che poi sono proprio parole giuste del piemontese. Per esempio, ancreuse, che vuol dire profondo, oppure bel deuit, che vuol dire belle maniere, oppure non so, vuoi, che vuol dire vuoto. Tutte belle parole con la E. E non è che potete dire, ah, ci sono delle vocali che mi piacciono e delle vocali che non mi piacciono, perché le dovete usare tutte, né? Allora, poi abbiamo l'ultima vocale, la più bella di tutte, una vocale che c'ha solo il piemontese, no, non è vero, non c'ha solo il piemontese, una vocale anche detta semivocale, però in realtà non è vero, perché non è una semivocale, è una vocale a tutti gli effetti. È detta anche una E breve, ma poi non è una E breve, perché probabilmente non è neanche una E. Vabbè, comunque praticamente è la E con i due puntini sopra, la E con i due puntini, d'accordo? Allora, questa E è molto importante, perché noi la mettiamo in tutti gli articoli, in tante preposizioni, in tanti avverbi, pronomi, interrogativi, noi mettiamo sempre sta E. E, che si pronuncia E, che no, non si capisce neanche. Un sordo muto non capisce che vocale state dicendo, perché è quasi muta questa vocale, non fa segni. Ecco, quindi cosa succede? Che quando voi diventerete destreggianti, diventerete abili, diventerete disinvolti, diventerete degurdì a dire questa bella vocale, allora voi potrete dire anche cose belle, tipo una fetta tendre bergunzola, verda, una blusa per la bedra, d'accordo? Quindi quando saprete dire queste fantastiche frasi in piemontese, io sono certo che potrete fare un uso esteso di questa lingua. Potrete metterlo sul curriculum che sapete il piemontese. Una lingua utilissima in tutti i campi. In tutti i campi da Villa Faleta, Vigun, Titi, Baunasca, Titi Camp Convenment. Campa Dris e Campa Melia, dappertutto. Quindi il piemontese è una lingua utile in tutti i campi, mi raccomando, e soprattutto ci vediamo. Non penso che farò altri video, ma se li faccio, allora siamo tutti con te, perché questi video sono belli, ma belli, ma una blussa proprio, che una blussa proprio. Quindi, come tutti i video di questo canale, che è proprio sfondano la qualità. Quindi, arrivedervi, Maraia, mi raccomando, imparate le nozioni, altrimenti entamagnun li capas attacheve.